volta sono in due. Forse credono che mi piaccia prenderle. Ti sono mancato, cara. No, tu! Mi piacevi di più quando pensavo fossi morto. E tu quando non dovevo sentire le tue stronzate. Andiamo! Ok, ciao a tutti e benvenuti su Frag for Honor. Oggi cercheremo di far fuori... Aiuto, cercheremo appunto... di battere questo boss di Vanquish. Vanquish è un TPS molto molto frenetico e molto molto difficile, uscito da poco per PC. Ora, la cosa figa è che il sistema di combattimento è veramente molto frenetico, e quindi molto frenetico uguale molto divertente. Allora, per uccidere questi due robottoni dobbiamo sparargli nei punti deboli e poi attaccare il loro nucleo, stando attenti chiaramente a non farci massacrare dalle loro armi. Ecco, appena finito di dirlo. Vediamo se riusciamo a scappare in questa modalità rallenti. Quando ci troviamo in pericolo di vita, scatta automaticamente questa modalità rallenti, che si può attivare anche... Porca vacca! Che si può attivare anche autonomamente. Il problema è che consuma l'energia della nostra tuta. Quindi se poi siamo senza energia e ci troviamo in pericolo, potrebbe essere un problema. Per attivarla, mentre schiviamo, andiamo in mira. Adesso non ho abbastanza energia. Ok, andiamo in puntamento e automaticamente si attiva questa modalità. Il problema è che appunto non vogliamo rimanere senza energia come abbiamo fatto adesso. Aiuto, aiuto, aiuto. Vediamo se riusciamo a distruggergli quelle torrette che ha. Ok, aiuto, aiuto. Perfetto. Andiamo a colpire il suo nucleo. Ah, dovremmo pensare a distruggergli quelle mitragliette che ha vicino alla testa, perché sono veramente troppo fastidiose e ci infliggono un sacco di danni. Allora, prendiamoci un momento per la ritirata tattica. Io direi di attaccarlo anche senza distruggergli le parti deboli. Time event a manetta. Ok, il primo è andato. Adesso concentriamoci sul secondo. Ok, potrebbe essere un problema perché abbiamo appena finito le munizioni
della nostra mitragliatrice pesante. Dovremmo preoccuparci anche di riprenderle perché è abbastanza... aiuto. È abbastanza utile. Il fucile d'assalto non toglie così tanto. Qua c'è un ottimo lanciarazzi. Ok, ho dovuto partita una cutscene. Prendere a ceffoni un robot gigante è qualcosa che non apprezzo. Staccagli la testa. Mi stai dicendo che questo continua a funzionare pure senza la testa? Beh, ok. Andiamo a colpirgli il nucleo. Cerchiamo di infliggergli quanti più danni possibile mentre è indifeso. Cioè ragazzi, comunque oggettivamente questo gioco è troppo figo. E ci sono un sacco di parti cellulari a schermo. Esplosioni a destra, a sinistra. Non abbiamo più armi, cioè non abbiamo più munizioni più che altro. Ce la conto che non ci serve a nulla. Cioè, oddio, a me le estreme, estremi rimedi, però... qua c'è una mitragliatrice pesante che... non mi vede dove sia esattamente. Ok, perfetto. Tutto ti dà sempre la sensazione di star facendo qualcosa di estremamente epico. Ok, dai, è quasi morto. Oh no, oh no, oh no. No! Morire così è veramente da creativi. Ok. Risiamo in partita, cerchiamo di uccidere quest'altro robottone. Faccio lo slalom attraverso le bombe. Dai, dai, dai. Questo giro... non riesco a capire che cos'è che mi colpisca. Mi sa quelle onde d'urto quando... quando gli infliggo troppo danno. Ma sto giro... questo giro non è il minimo scampo. Prendiamo al volo delle munizioni di... oh oh, cosa vuol fare? Oh no, maledettissimo pezzettino di merda. Oh no,
perfetto. Perfetto, perfetto. Sì, è quell'onda d'urto del caspita. Mi infligge danno a gratis. Cioè, comunque ragazzi, qua dodge su dodge, altro che... Aia. Altro che dare solo. No, vabbè dai, scherzi a parte. Questo gioco è troppo epico. Si va di cazzo. Adesso iniziamo a prenderlo pugni in faccia. Perché noi siamo i personaggi BDS. Ok, perfetto. Iniziamo a portarci avanti con il lavoro che qua. Magari anzi distruggiamo un po' le torrette del cavolo che sennò va a finire che. Ok, perfetto. Arriviamo a colpire il nucleo. Ah dai, se mi colpisci dappertutto. Ok ragazzi, un altro aiuto. Un altro colpo al nucleo. Dovremmo essere... Caspita, non abbiamo colpito. Aiuto, aiuto. Oh no. Non ho più energia per arrivarci velocemente. Ok, e poi inquadratura con alle spalle le esplosioni, perché giustamente se no non siamo abbastanza fighi. Va bene ragazzi, questo era uno dei boss di Vanquish. Io vi consiglio assolutamente di giocare questo gioco, perché è veramente veramente bello, veramente bello. Ci sono un sacco di parti al limite dell'inverosimile, in cui voi chiaramente interpretate il classico badass della situazione, però al di là, diciamo, di queste cose, è veramente un bel gameplay. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate il video e iscrivetevi al canale. E se volete altri gameplay di Vanquish, scrivetemelo nei commenti che ve li porto. Alla prossima, ciao ciao!